Buona domenica, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRM H24. In apertura la cronaca con l'omicidio a San Giovanni Rotondo nel Foggiano. È stato fermato un cinquantenne. Si ipotizza che il movente sia legato a questioni di droga. È stato rintracciato nelle scorse ore in un'abitazione di campagna dove aveva tentato di nascondersi dopo il delitto. La procura di Foggia ha disposto il fermo del presunto assassino di Michele Placentino, il 34enne ucciso venerdì 2 febbraio a San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Si tratta di Michele Piano, di 50 anni, e accusato di omicidio volontario. A dare l'allarme ai carabinieri sanitari del 118 intervenuti all'esterno dell'abitazione dove è stato trovato il corpo di Placentino. Quando sono giunti sul posto, l'uomo era ancora vivo, ma è morto durante i tentativi di rianimarlo. Due colpi di pistola, una scacciacani modificata che hanno raggiunto il 34enne al collo e all'addome, uccidendolo. Ancora da stabilire con precisione il movente, secondo le prime ipotesi potrebbe essere riconducibile a questioni legate al traffico di sostanze stupefacenti. L'arma è stata trovata dai militari in una siepe vicina al luogo del delitto. In protesta anche gli agricoltori del Metapontino, un centinaio, i trattori in marcia. La voce disperata del mondo agricolo si fa sentire anche dal Metapontino. In marcia un centinaio di trattori in rappresentanza dei comuni della zona ionica, un tempo la California del Sud. Come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto d'Europa, la crisi del comparto agricolo è ritenuta ormai insopportabile per le politiche degli ultimi decenni e per la concorrenza considerata sleale e dannosa di prodotti importati da paesi extraeuropei. Gli agricoltori vogliono tenere alta l'attenzione su una crisi internazionale che ha radici e cause profonde in Italia. Il rischio forte è che l'Italia possa trasformarsi in una piattaforma commerciale speculativa in cui il Made in Italy diventa l'occasione di business per le speculazioni finanziarie. In Basilicata poi denunciano i manifestanti, il consorzio di bonifica non funziona come dovrebbe con la beffa dell'aumento del canone irriguo del 15%. La lotta continuerà, assicurano gli agricoltori intenzionati a raggiungere il capoluogo lucano. Minacciano lo sciopero i lavoratori del bacino del marmo dell'Alto Tavoliere e scontro con Confindustria per il rinnovo del contratto integrativo scaduto a giugno 2023. Siamo pronti a scioperare se Confindustria Foggia non rinnoverà il contratto integrativo scaduto nel giugno dello scorso anno. I lavoratori del settore dei lapidei Downy sono sul fronte di guerra ed hanno avviato lo stato di agitazione. I lavoratori sono nello stato di agitazione, pertanto se non avremo risposte si partirà con qualche ora di sciopero, poi saranno i lavoratori stessi nelle assemblee. Lo concordiamo insieme con i lavoratori ovviamente. In questi giorni abbiamo già effettuato diverse assemblee, anche serali, in quel di Apricena. Aspetteremo 3 settimane senza incontro con Confindustria, sarà sciopero, sentenziano. Abbiamo presentato la piattaforma come FILCA-CISL, FILLEA e FENEAL e adesso, nonostante sono passati più di 6 mesi, non siamo stati ancora convocati da Confindustria Sezione Marmi, almeno per una verifica della situazione e di come si può iniziare a mettere su un tavolo di trattativa per il contratto integrativo. Il bacino del marmo dell'Alto Tavoliere Dauno è il secondo sul territorio nazionale. Va evidenziato che alla posizione florida degli industriali fa da contraltare la situazione di lavoratori alle prese con inflazione, aumento del costo della vita e del carrello della spesa che svuotano le tasche di chi è impegnato ogni giorno in un lavoro complesso e faticoso. A Taranto salta la discussione sulla mozione di sfiducia al sindaco per mancanza del numero legale. Il Consiglio Comunale di Taranto ha rinviato la discussione sulla mozione di sfiducia bipartisan al sindaco Rinaldo Melucci a causa della mancanza del numero legale. Le tensioni nella coalizione di centrosinistra sono scaturite dalla discussione di Melucci di allargare la maggioranza di Italia Viva, partito da lui stesso abbandonato dopo pochi giorni. Oggi l'Assemblea cittadina era convocata per esaminare la mozione di sfiducia presentata da 13 consiglieri, ma per essere approvata avrebbe avuto bisogno di almeno 17 voti a favore. I consiglieri di opposizione lamentano la mancanza
mancanza di una vera maggioranza e accusano la situazione di negare la democrazia nelle istituzioni. È assolutamente vergognoso che non ci si sia presentati in aula su una mozione che chiede una verifica politica. Questa amministrazione non rappresenta più nessuno, non rappresenta i tarantini, e siccome non sono abituati a condividere le scelte attraverso il confronto, anche oggi non si sono presentati. Noi riteniamo che questa amministrazione non abbia futuro, è inutile continuare a ricercare maggioranze che si fondano solo sull'opportunità dei singoli consiglieri a spese dei tarantini. Intanto queste le posizioni della maggioranza. Sono usciti con tanti slogan, con una mozione di sfiducia che non sta né in cielo né in terra, con delle motivazioni campate in aria, quindi noi abbiamo voluto dare un messaggio forte, che siamo 18, manteniamo la maggioranza e non ci siamo prestati allo show di alcuni consiglieri che non sono disponibili a dialogare per il bene della città, ma vogliono soltanto distruggere. Quindi il dato determinante è questo, i numeri ci sono per andare avanti, noi andremo avanti con forza e determinazione perché la città ne ha bisogno, la città è stanca di questa guerra interna. In Puglia 13.000 sciami di api ingannate dal caldo, l'allarme di Coldiretti. L'inverno bollente in Puglia sta ingannando 13.000 sciami di api che si sono risvegliati in anticipo a causa del caldo anomalo, e quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti Puglia sugli effetti delle elevate temperature dopo un 2023 che ha fatto registrare la caduta del 14% di precipitazioni in meno ed una temperatura superiore di 1,14 gradi rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. Le temperature fino a 20 gradi infatti spingono le api ad uscire dagli alveari, rischiando così, sottolinea l'associazione di categoria, di morire di freddo se sorprese fuori dalle arnie quando le temperature si abbassano al calare del sole. Peraltro, continua la Coldiretti, la sostanziale carenza di fioriture fa consumare energie senza che ci siano raccolti, con l'ulteriore problema della siccità e della conseguente carenza idrica. Così i produttori, precisa la Coldiretti, sono costretti ad intervenire con alimentazione zuccherina per sostenere le famiglie di api che rischiano perdite consistenti. In Puglia sono 1.070 le aziende apistiche che producono numerose tipologie di miele, dal ricercato alle mandorle, agli agrumi, dalle clementine al rosmarino, al timo, fino al fiordaliso, trifoglio e millefiori, con una crescita sensibile della presenza di donne e giovani a condurre le aziende apistiche. Le difficoltà delle api, conclude la Coldiretti Puglia, sono un pericolo grave per la biodiversità, considerato che quelle domestiche e quelle selvatiche sono responsabili del 70% della riproduzione di tutte le specie vegetali, sono un indicatore dello stato di salute dell'ambiente e servono al lavoro degli agricoltori con l'impollinazione dei fiori. A Putignano fino al 17 febbraio al Museo Civico Romanazzi Carducci la mostra dell'artista della cartapesta Luigia Bressan. Da materiale povero a materia prima ricca ed elegante, la cartapesta nelle mani dell'artista putignanese Luigia Bressan si trasforma. Il Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano fino al 17 febbraio ospiterà la mostra personale della pittrice scultrice in grado di dare vita, proprio attraverso la cartapesta, ad abiti nobili ed eleganti. La mostra, la carta elegante, che rientra nel fitto programma di eventi collaterali della 630esima edizione del Carnevale di Putignano, emoziona e meraviglia il visitatore, trasportandola in un mondo fiabesco e sognante, dove la cartapesta diviene veicolo di una dichiarazione di intenti, un'esortazione alla ricerca del bello come punto di partenza, traguardo e percorso. La mia ricerca proprio è atta a trasformare quello che siamo abituati a chiamare un materiale povero, a trasformarlo in nobiltà, e quindi la carta di giornale, la colla di farina diventano tessuti nobili, broccati, sete. Ci sono abiti storici del 700 e dell'800 ricreati fedelmente, completamente in carta, e anche dei manichini davvero particolari che raccontano quello che era il mezzo per diffondere la moda in quegli anni. La mostra di Luigia Bressan raccoglie disegni raffiguranti la maschera di Farinella e sculture di cartapesta raffiguranti abiti e corsetti sette-ottocenteschi, e li mescola in una sorta di danza dell'arte sulle note del musicista barese Giuseppe Di Trizio, le cui composizioni costituiscono la colonna sonora diffusa lungo l'intera esposizione. Ora andiamo a Montescaglioso, in provincia di Matera, per la prima sfilata del carnevale. Ci piace farlo così.
Entrano nel vivo gli appuntamenti del Carnevale di Montescaglioso, giunto alla sua 65esima edizione, riconosciuto ormai a livello nazionale grazie all'inserimento nell'elenco dei 50 Carnevali storici d'Italia. Un evento che coinvolge appieno la comunità montese, richiamando turisti e curiosi da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe. Sabato 3 febbraio, l'attesissima prima sfilata dei carri allegorici realizzati da gruppi del posto che di anno in anno, con passione e impegno, affinano l'arte della cartapesta, creando spettacolari manufatti che animano le vie della cittadina nel Materano tra musica, maschere e coriandoli. Ad aprire la sfilata, il gruppo mascherato Colori dal Mondo, a cura dell'associazione Citros di Crispiano. Siamo sempre per fare collaborazioni e creare una rete anche interregionale per promuovere sempre più il nostro carnevale. Quattro le opere in cartapesta proposte quest'anno, tutte con temi e significati ben precisi. Voglio tornare negli anni 90 dell'associazione La Capagira, che mette a confronto la socialità di alcuni decenni fa e quella di oggi. La Livella dei ragazzi fuori è invece una riflessione sulle diseguaglianze socio-economiche attraverso l'ironia della poesia di Totò. Cinema, musica paradiso, dei maghi della cartapesta, omaggio a famosi musicisti e interpreti del grande schermo. Atlas, padroni del nostro destino di Monte in Progress, è un chiaro invito a cambiare rotta in un mondo alla deriva tra guerre, discriminazioni e inquinamento. Il divertimento continua oggi 4 febbraio e poi l'11, il 12 e il 13 con altre sfilate dei carri allegorici, sia di mattina che di sera, spettacoli musicali, attrazioni per bambini e tanto altro, fino al tradizionale carnevalone e il DJ set di Christian Marchi nella giornata del martedì grasso. Tutti i dettagli sugli eventi sulle pagine social Carnevale Montese. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.